Partecipata inaugurazione di Sala Dora Bassi a Gorizia, spazio di proprietà comunale che ospiterà una serie di eventi. Si è partiti con la presentazione di A Noi, l'ultimo libro di Tommaso Cerno. Il direttore del Messaggero Veneto ha dialogato con il sindaco di Gorizia, Ettore Romoli. Ha fatto un paragone che gli italiani da 70 anni, 80 anni sono tutti uguali, almeno per quanto riguarda il libro, da Mussolini a Berlusconi, tangenti, amanti, ma gli italiani sono così. Sì, gli italiani sono così. Mussolini era un italiano e il fascismo era Mussolini. Il fascismo che racconto io non è il fascismo della guerra, del sangue, del razzismo, ma è il fascismo della quotidianità. Ci sono molti aspetti non raccontati del fascismo che ci mostrano la sua somiglianza all'Italia. Ovviamente l'Italia resta tale anche quando fa l'antifascismo, anche quando fa la democrazia, anche quando fa il comunismo. Quindi noi cerchiamo gli ingredienti uguali delle ricette diverse di questo paese, che poi alla fine restituiscono sempre certi sapori. In questi periodi si è ricordato Nikolajevka. Lei ha fatto una dichiarazione abbastanza pesante, ma soprattutto che molti sono andati con le scarpe di cartone in Russia perché se li erano mangiati con le tangenti, come adesso praticamente. Assolutamente così. La storia negata del fascismo non è quella della guerra che è stata raccontata in tutti i modi, ma quella della corruzione. Del fascismo si è sempre detto era un regime sanguinario ma onesto, perché nessuno ha mai voluto dire che c'era qualcosa che effettivamente era rimasto del fascismo, sicuramente erano le tangenti. La storia della Nikolajevka è due volte più grande, due volte più grave, due volte più memorabile, proprio perché non soltanto quegli eroi passarono dei momenti terrificanti e ancora oggi sono ricordati come la brava gente perché erano così, in una situazione irripetibile, ma perché furono mandati là consapevolmente, senza gli equipaggiamenti, da un paese che pagava tangenti anziché pagare le loro scarpe.